e benvenuti in un nuovo video. Stamattina vado per truccarmi il mio fondotinta da tutti i giorni, che è questo qua della Deborah Milano, dura 24 ore, terminato, quindi sono dovuta andare sul Nabla, però per tutti i giorni il Nabla mi sembra un po' sprecato, quindi lo preferisco tenere per il sabato sera o quando esco. E quindi sono andata da OVS perché avevo sentito parlare bene di questo di Catrice HD Liquid Coverage. Fondotinta con 24 ore di tenuta, waterproof con niacinamide, mattificante. E questo, ormai abbastanza virale, dicono sia proprio effetto filtro sulla pelle. Ora, non lo proviamo adesso, lo proveremo dopo. Però già che c'ero, ho comprato delle altre cose. Allora, ho comprato questa Combo Labbra, non so se la vedete, che è composta da... Perché volevo una combo labbra, adesso poi deciderò quale usare. Però ho preso il matitone di questo colore, sempre di Catrice. Poi ho preso, ero indecisa, li ho presi tutte e due, il Care and Colors, no, In Colors Lip La Balm, questo qua di questa colorazione. Vedete? Non so più su che mani metterlo perché ho le mani piene. E poi ho preso questo che è sempre un lip care 5 in 1 perché è waterproof, no, watermelon, veramente c'è scritto. Balsamo labbra nutriente. Vabbè, è questo qua. Ed è praticamente, sono questi tre prodotti che ho messo sulle labbra. Cioè ho messo il matitone e poi li ho messi tutti e tre per provarlo. Semplicemente. Adesso ve li faccio vedere. Mi strucco, ve lo faccio vedere. Allora, partiamo dal matitone, cercherò di truccarmi con lo specchio del... No, non ce la faccio. Ok. Matitone messo. Male, perché ho la sbavatura dell'altra. Poi, questo è il lip balm. Che mi è piaciuto molto. Che dite? Perché volevo qualcosa che... Io mettendo sempre le matite, ho sempre le labbra molto matte, volevo qualcosa di un po' più luminoso. Invece di sopra... Faccio vedere questo. Non so se rende l'idea. Si vedono? Sì. Che dite? Ok, questa è la combo labbra. E poi ho preso ancora il correttore, sempre di Catrice, nella colorazione, non lo so, waterproof con acido ialuronico. Poi stasera quando ci trucchiamo insieme vi cerco i codici. E poi ho preso ancora il mascara, sempre della Catrice, waterproof. Sono alla ricerca di mascara perché ho terminato il mascara. Una mia amica, adesso vi faccio vedere anche cosa mi ha regalato una mia amica stamattina. Poi ho preso blush, sempre Catrice, non so perché oggi mandava Catrice, e questo qua è un blush effetto glow. Poi ho cercato di qualsiasi marca, voi siete in pendenza, non riesco a raddrizzarvi, vi vedo in pendenza con la riga delle piastrelle, ma non riesco a raddrizzarvi. Cercavo di tutte le marche una confezione di paciocchi, perché i paciocchi da 2, cioè una volta 2 euro. No, io voglio la confezione quella così, cioè proprio... l'unica marca che ho trovato è stata quella di Essence, e quindi le ho comprate 9 euro, è la cosa più cara forse che ho comprato. E adesso vi dico i prezzi di tutto, di tutto. I paciocchi li ho pagati 9,90, il fondotinta 7,99. Il matitone 4,59, 3,99 uno dei due lip balm e 5,29 un altro lip balm. Il correttore 4,59 e il mascara 5,29. Qua ci sono dei più, dei meno, non lo so. Ci saranno degli sconti, vabbè, poi mi sembra di aver speso poco. Comunque, ho comprato questi paciocchi, adesso io mi vado a struccare, proviamo questi qua. Quelli più buoni in assoluto che abbiamo mai provato, secondo me, sono quelli della Yepo dalla caffeina.
come quelli mai. Di solito quando sono così di corsa li compro, che mi mancano, li compro su Amazon. Adesso non è che fossi proprio a secco, ma quasi. E allora ho detto, vabbè, già che sono qua ne compro un paio. Però delle altre marche, tra l'altro hanno messo tutta la linea coreana, mi sarei comprata tutto, però no, perché adesso ho comprato la linea Miamo e voglio usare la linea Miamo finché non l'ho finita perlomeno. Questi addirittura c'è scritto, sapete che io tengo tutte le maschere in frigo, che siano patch occhi o che siano maschere di viso. Questi qua addirittura c'è scritto che sono effetto freddo e non serve metterli in frigo. Adesso io mi strucco, loro non sono stati in frigo perché io sono arrivata a casa, sono ancora vestita, sono arrivata a casa adesso, mi strucco e li provo. Anzi, li proviamo insieme. Già che sono qua, ci strucchiamo insieme, lo vogliamo fare insieme? Dai, facciamolo insieme. Primo prodotto che vado a utilizzare, ecco da lì, l'olio. Io mi sto trovando davvero bene con questi prodotti, quindi sono super contenta di parlarvene, perché a volte mi chiedete cosa uso, cosa non uso. Allora, per effetto, io ho la pelle acneica, ragazzi, quindi se anche voi avete questo problema... Quando vi struccate, ricordatevi sempre, questa cosa ve la ricorderò sempre, lo so che sono ripetitiva e noiosa per chi mi conosce da tanto, di struccare bene la parte sotto del... perché il mascara lo andiamo a mettere sotto. Io ho clienti che fanno così e mi dicono, il mascara non viene. Eh no, ragazzi, il mascara va messo sotto. Ok? Guardate, lo vedete anche voi? Struccato tutto, non ho più niente. Adesso vado a sciacquare e mi metto in pausa. Sciacquata più o meno così così, ho gli occhi appannati. Allora, sciacquata, non mi vedo, se no. Vado a utilizzare l'altro prodotto che è questo qua della Miamo, della linea acneica, infatti è purificante, ABBA, si chiama così. Pochissimo prodotto, una pipettata come dico io. Fa un po' di schiumetta. Io ho ancora la pelle bagnata da prima. Questo è proprio gelloso. È una bella sensazione sulla pelle. Ok. Sciacquo, state lì. A questo punto... vado a mettere questi nuovi pacciocchi. Allora, aspettate che mi tamponano. Ok. Ah, non vedo niente. Mi sono tamponata. Mettiamo via l'olio. Vado a mettere i miei pacciocchi nuovi. Madonna, ma state cadendo. Stavo parlando da sola. Allora, ho messo i pacciocchi. Questi sono il bello della diretta. Allora, adesso vi sposto. Perché non capisco per quale motivo state cadendo dallo specchio. Quindi vi sposto. Allora, stavo dicendo, anche se voi non mi sentivate perché non stavo registrando, che sono tanto impregnati. Quindi, quando sono tanto impregnati i pacciocchi, succede che scivolano e vi ci dovete perdere un secondo per far sì che si secchino un attimino. Poi non scivolano più, di solito. Facciamo il test con questi qua. Nel frattempo su fronte, zona T, dove non ci sono i pacciocchi, vado a mettere un po' di siero, Miamo. Qua c'ho una punta che non ve lo dico neanche. Però qua continuano a scendere, ragazzi, cioè io non ho tempo di sdraiarmi adesso, eh. Miamo, dicevo. E poi metto la mia cremina, sempre Miamo, questa della linea Acne. Okay. E prepariamo la pelle per questa sera, perché stamattina mi sono truccata, adesso non esco fino a stasera. Stasera mi dovrò di nuovo truccare, messa proprio alla cacchio di cane oggi, perché qua scende giù tutto, ragazzi, non so come fare. Vediamo, vediamo in diretta se sono validi o no. E li rimetto dentro. Io quasi quasi li metto in frigo. Allora, posso dire che non capisco se è il fastidio o l'effetto frigo, ma secondo me lo fanno veramente questo effetto frigo.
L'unica cosa è che se scivolano tanto, io quelli che ho di Amazon lo fanno uno o due volte e poi basta, si bloccano, invece questi continuano a scendere. Ok, su questa punta qua, che sta per uscire, vado a mettere il dry spot di Sempre Miamo, che mi è caduto, con quello che costa non vi dico, mi sarei messa a piangere. Non è questo. Non ci credo! Aspettate lì. Vedete, l'ho aggiustato con lo scotch. Comunque, questo qua è il dry spot, famosissimo di Miamo per l'acne. Ed è una polvere sotto e sopra il liquido. Io, non so se qua riuscite a vederle, cioè praticamente metà l'ho buttato. Poi con un cotton fioc andate in fondo a prendere la polvere e la andate, se non avete i paciocchi a mezzo, a mettere sul brufolo. Questo, in teoria tutta la notte, io ce lo lascerò tutto il giorno finché non esco stasera, diventerà bianco. Terribile, però sì. In teoria dovrebbe far sparire il brufolo. Quando è messo così come il mio in questo caso, vedrete che tra qualche ora sarà bianco. Va bene ragazze, allora io adesso non lo so, starò tutto il giorno così, comunque sì, posso dire che l'effetto freddo lo fa, lo sento, quindi magari mi sta togliendo delle occhiaie, delle rughe, delle imperfezioni, non lo so. Allora facciamo così, io adesso mi doccio, mi lavo i capelli e vado a pranzare, è già tardissimo secondo me, è l'una, pensavo fosse prima. Mi doccio, mi lavo i capelli, pranzo, poi faccio quello che devo fare. Stasera quando mi devo preparare mi preparo con voi, così vediamo un po' questi prodottini che ho comprato come ci troviamo. Ok? Ok. Mi hanno regalato da OVS questo. Non lo conosco, voi lo conoscete? Questo qua. Non so neanche se da uomo o da donna. Buono, un po' da signora. Buono, mi ricorda qualcosa. Qualcuno. Buono, non è male. Ah, vi faccio vedere anche cosa mi ha regalato la mia amica. Aspettate lì, fermi lì, eh. Allora, mi ha regalato innanzitutto questa. Non so se voi ve la ricordate ai tempi della scuola. È la penna con tutti i colori. Perché le avevo detto che quando prendo appunti al lavoro per i corni, i vari corsi, eccetera, non mi piace scrivere tutto blu, mi piace avere le cose colorate più importanti, dalla più importante alla meno importante, quindi lei carinissima mi ha comprato questa. Poi mi ha regalato, perché le avevo appunto detto che avevo finito il mascara e io oggi poi sono andata a comprarmelo, ma questi a male non vanno, mascara della Rimmel, e mi ha consigliato di usarlo per un paio di giorni e poi abbandonarlo e poi riprenderlo dopo un po', perché quando ci entra un po' d'aria funziona meglio. Di solito si seccano in fondotinta, ma a quanto pare vanno usati e poi dicono che in effetti bisogna fare così, aprirli, usarli un paio di giorni e poi riprendere dopo un po'. E lei ha usato questo metodo e ha detto che si è trovata bene. Il fondotinta in questione è questo qua, volume, ne abbiamo bisogno, adesso mi sono appena struccata, e lo scovolino è fatto in questo modo. Poi mi ha regalato questo della Rimmel, poi mi ha regalato, carina, questo qua che non vedo l'ora di provare, quindi lo proveremo stasera insieme, che è un mini blush 02 di, non so neanche la marca, Check Water, non so, che è un mini blush, non so dove provarlo, liquido, qua, bello, bello, è anche luminoso, è anche glow, e quindi lo proveremo stasera. Stasera faremo un miscuglio. E poi mi ha detto che l'ha provato ed è veramente ottimo questo della L'Oreal, che è uno spray fissante, lunga durata 36 ore. E quindi stasera proveremo anche questo. Stasera le mie amiche quando mi vedranno arrivare penseranno che sono pazza, perché avrò messo dei colori che non sono i miei, come sempre. Ma va bene, non importa. Noi ci vediamo questa sera. Vi metto in pausa e ci vediamo più tardi. Ok.
Ci trucchiamo con tutti questi prodotti nuovi, primer, tra l'altro questo qua di Action che non serve a niente, però ce n'avevo un sacco in mano stamattina, chissà poi perché non l'ho comprato, che quello lì è praticamente finito e soprattutto non serve a niente. Allora, primer, metto anche un po' sugli occhi. Scusate, lo so che in questo bagno c'è una luce terribile, ma... Ok, poi... Sugli occhi vado a mettere, se lo trovo, questo, ok, di, è un Sweet Love, di dove siete di qua? Sweet Love di chi? Di Clio, Clio Makeup, tanto sta terminando, quindi lo vado a mettere proprio così e lo uso diciamo come sorta di colore di transizione, come così, però io non mi vedo, ragazzi. Allora... Come facciamo che mi vediate voi ma mi vedo anch'io? Anche perché non so dove ho messo la ring light, vi dico la verità, ma si sta anche facendo tardi, quindi se non mi muovo non arrivo mai più alla mia cena. In più, devo pensare a cosa mettermi. Allora, andiamo di fondotinta. Intanto alla pipetta. Questo abbiamo detto che è il beige 036 di Catrice. E ve lo dico perché tolgo l'etichetta, quindi poi non me lo ricorderò più. Lo metto così, non so quanto ce ne vuole. Vediamo questo effetto filtro che promettono. Aspettate, ok. Tra l'altro stavo comprando anche una sponge, ma come faccio a farvi vedere senza terribile queste luci. Allora, coprenza no, non ne ha tanta, devo metterne di più. Che questo qua è il dupe di quello di Fenty Beauty? Può essere, adesso non me lo ricordo. Se lo trovo ve lo dico. Secondo me ho preso per la stagione una colorazione troppo chiara. Porca Eva, non ci azzecco mai queste colorazioni, però poi si ossida, quindi... Vediamo una volta che si è ossidato sulla mia pelle cosa abbiamo risolto. Devo andare a cercare la ring light perché sennò voi non mi vedete, ma non ho tempo ragazzi, non ho tempo. Sapete che i miei video su YouTube sono sempre una corsa verso il tempo. Oh, posso dirvi che fa veramente effetto, effetto filtro, cioè pialla, eh? Oh, pialla veramente. Vi dirò che forse non serve neanche il correttore. Poca spesa, massima resa. Qua c'è una protuberanza, ci rimane. Oh, posso dirvi? Io l'ho messa la ring light, ragazze, ma pesa. In più ho dietro gli adesivi che non attaccano più. State scendendo. Vabbè, ragazzi, io mi devo truccare tardi. Allora, stavamo dicendo, in tutto questo io non mi vedo più. Quindi mi devo guardare qua per forza. Allora, vi metto qua. Come vi ho sempre messo, vi metto qua, mi è rimasta il piccichino attaccato allo specchio. Allora, dicevamo, che fa effetto filtro? Non guardate il mio sopracciglio, sentite. Allora, poi passiamo a sopracciglia. Uno molto buono di fondotinta è questo qua di Nabla, solo che lo tengo, e soprattutto vedete se sta finendo perché sale, solo che lo tengo solo per le occasioni speciali, diciamo così, già non... Non ho voglia di usarlo per tutti i giorni. Poi, sopracciglia, non le tocco perché le vado a fare settimana prossima e quindi tutte le volte che vado la mia estetista mi dice Valentina, perché te le sei toccate da sola? E io, perché me le vedevo, mi davano fastidio. E quindi, essendo che non è che tutte le settimane posso andarmi a fare sopracciglia, ah, settimana prossima ci vado e... Le abbiamo riempite un pochino. Ok, allora, poi, cosa ho comprato che ci può servire? La combo labbra, va bene. Allora, prima facciamo un po' di... anzi, io devo seguire la mia. Tra l'altro i capelli sono terribili, ma rimarranno tali perché piove.
Non so da voi, da noi praticamente piove da 2 settimane e danno pioggia per tutta la settimana. Cioè, da noi ormai l'obiettivo, il mattino ci svegliamo, non ci diciamo più buongiorno, ma ci diciamo oggi che allerta c'è, arancione e gialla, tutti i giorni così. Domani, anzi, a partire da stasera che io e le mie amiche usciamo, allerta arancione. Tutto domani, quindi immagino che domani ci siano anche le scuole chiuse. Non so se in tutta provincia. Poi, ombretti farò una cosa molto soft perché non ce n'ho voglia e perché tanto è una cena, una pizza veramente tra amiche, quindi facciamo il mio solito, vado a prendere intanto di questa paletta di Siglem che è diventata una delle mie preferite, che ce l'ho da una vita, un marroncino cacao per andare a fare una sorta di molto easy. Sporchiamo un po', come dico io. Poi uno un po' più scuro, ma mi sa che uso lo stesso pennello perché non c'ho voglia di andare a prenderlo di là. Il Love Clip, che andiamo a mettere un po' più qua. Ce lo spingo proprio, cioè, vedete come mi truca cazzo? Così vado a fare un po' un'ombra. E poi il più scuro di tutti, che è il boh, non si legge più. Devil Food, che è marrone scuro, e lo vado a mettere qua proprio all'inizio. Non so se voi li mi vedete, ma ok, occhi fatti, sembra che mi ha tirato un pugno molto probabilmente. Occhi fatti, ok. Sbarluccichio sì o sbarluccichio no? No, vado a mettere la matita, dai, che non la metto mai. Matita sotto. Poca poca e poi vado a prendere un pennello un po' più piatto, vado a prendere sempre il marrone che ho usato prima, quello scuro scuro, e la vado a fissare. Idem dall'altra parte. Qua l'ho fissata un po' male, però. La faccio sfumare un po'. Ok. Ora, primer Diego della Palma, che oggi la mia amica me l'ha regalato, mi ha detto come ti trovi? Fa cagare come fa cagare tutta la linea, cioè di questi qua, che sembrano dei toys, infatti se non erro si chiama toys. Lo proviamo, ve lo faccio vedere, ma no, prima mettiamo il fard. Allora, fard, proviamo quello nuovo, anzi proviamo prima quello che mi ha dato la mia amica che è in blush. Non so dentro quanto ce n'è però perché. Ok, questo è anche illuminante, quindi pennello del fard. Allora, illuminante sì, rosa poco. No, 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 dai, ma non so se è perché ho usato il pennello di stamattina e quindi ce n'è già. Comunque, illuminare illumina. Ok. Vado a provare anche il mio, ma poi divento troppo rosa. Volevo provare questo, quello nuovo. Questo è più rosa. Basta, io non sono. Profuma! Profumo di pesce. Io sono abituata a questo qua di L'Oreal, che poverino, non ce la fa. Cioè, guardate quanto poco ce n'è, eppure lo uso ancora. Primer. Il primer blu di Diego della Palma. Voi mi vedete? Boh, chissà. Non so, io sono abituata. Allora, il più buono che ho mai avuto, secondo me, è quello di Dior. Lui veramente ti fa, costa 30 euro, tipo. Ma ti fa già una base fantastica, cioè proprio te le gira. Questo sembra di mettere un mascara. Non le allunga, non più di tanto e non gli dà una forma. Cioè, l'unica cosa bella è che è blu e quindi anche se ne dimentichi un ciuffo, col nero del mascara non si nota, mentre quello bianco devi essere super scrupolosa. Però non le allunga e non.
Non le infoltisce, cioè non è un primer secondo me, cioè non è un primer di quelli che mi dico io allunganti, ecco. Quindi non ho ben capito l'utilizzo di... Comunque posso dire che secondo me il mascara in blu mi sta bene. Va bene. Allora, intanto che come si chiama? Il primer va. Non ho messo il fissante. Mettiamo, allora, il fissante proviamo questo qua nuovo. Mettiamo il correttore, che me lo sono dimenticato di mettere prima, mannaggia a me, che è quello nuovo che abbiamo detto essere il colore 010 cashmere di... Troppo chiaro. Non si mette dopo il fardo il correttore. Di Catrice. Mio pennello da correttore, vabbè. Troppo chiaro. Troppo chiaro. E ne ho messo anche troppo, che ne ho messo pochissimo, mi sembra di averne messo troppo. Come pialla. Senti come piove, ma voi lo sentite come sta piovendo? Vedete quanto è chiaro? Guardate com'è. Ma va bene. Lo useremo quest'inverno, adesso è troppo chiaro. Però sono andata a pulire qua un po'. Questa è una macchia che secondo me non è di trucco, è una macchia che mi sta venendo a me perché l'ho notata. Vabbè. Andiamo a ritoccare un po'. Oh, mi sono trascinata della matita. Vedete poi che c'è una macchia qua. Andiamo a perché qua ho fatto un disastro, perché se non fai le cose come si fanno, Valentino. Ok, andiamo a fare la combo labbra. Non so quale usare, mi piacciono entrambi. Ho già perso la matita. Ah no, eccola qua. Forse dovrei farci la punta, ma non è questo il momento. Mio marito si sta già preparando cena. E io sono ancora qua. Ho mezz'ora. Per essere fuori casa. Matita messa, vado a mettere questo. Bella sta combo. Piace questa combo, questo forse non è proprio il suo colore, invece con questo fine li metto tutte e due. Bello, mi piace questo qua, secondo me è anche da portare in giro. Domani lo provo senza matitone perché secondo me è anche da portare in giro, è comodo. Ora andiamo, spray fissante della L'Oreal gentilmente regalato, 36 ore di tenuta. Ok, mascara. Mascara, andremo a provare questo qua della Rimmel, che è quello che mi ha regalato la mia amica, oppure Catrice, non lo so. Proviamoli entrambi. Allora, Catrice, lo scovolino. È così. Cioè, non vorrei farvi vedere proprio. Mentre L'Oreal, una passata dietro là, senza farlo asciugare. L'Oreal si stende meglio. È L'Oreal? No, Rimmel. Me li confondo L'Oreal e Rimmel ultimamente, non so perché. No, meglio, meglio. Decisamente meglio. Ah, sta punta. Adesso cosa mi metto? Io non so cosa mettermi quando piove, vado in crash proprio. Non so cosa mettere. Jinx.
Devo guardare, non ho ancora tirato fuori gli stivaletti invernali, cioè sì, ne ho tirato fuori uno, ma col tacco alto, sinceramente, andare a mangiare la pizza con le mie amiche col tacco 12 non mi sembra il caso, con la pioggia. Quindi, ok. Quindi non so esattamente. Adesso, niente, adesso mi devo vestire perché direi che alquanto tardi, capelli un disastro perché li ho pettinati e quindi sono un disastro, però d'altronde o mi faccio una treccia perché piove e quindi è inutile farsi la piega perché durano pochissimo, quindi li lascerò così. Fanciulle, noi ci vediamo al prossimo video.